La memoria, lo dice la parola stessa, è per ripercorrere dei percorsi della storia e ricordarli a chi o non li ha vissuti o chi non li vuole ricordare. La Shoah raccontata attraverso il cinema. In occasione della giornata della memoria, il Cinema Eden ha ospitato la proiezione del film Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma, con la presenza in sala del regista Giulio Base nel corso di un'iniziativa promossa dalle ACLI, dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, da CISL e MCL. Il giorno della memoria e il tema appunto della Shoah è qualcosa che rimane nella pelle del nostro popolo e di tutto il mondo, quindi è bene che i giovani sappiano quello che è successo e lo portino avanti questo pensiero, soprattutto perché per la pace nel mondo serve riscoprire appunto l'attenzione a quello che è stata la nostra storia e gli sbagli del passato. Presentato in anteprima alla 15ª edizione della Festa del Cinema di Roma e poi trasmesso su Rai 1, Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma restituisce la drammaticità della storia attraverso un viaggio introspettivo nella coscienza di un gruppo di adolescenti ebrei e cristiani. Da quando l'ho vista in questa foto, trovata in soffitta, mi sono chiesta spesso perché io. Perché era lì ad aspettare proprio me, chiusa in una valigia da decenni, da quando neanche voi eravate nati. Perché? E mentre Sara continuava a tenermi per mano, mi sono resa conto che il mio perché non ha senso. Perché verrà da sé? Una scolaresca di ragazzi liceali che trova una lettera di una certa Sara Cohen, cominciano a informarsi, di cercare dove trovarla e non trovandola si mettono all'opera. Questa è la cosa che ci piace di più di questo film, cioè dei giovani che si mettono all'opera, non si mettono così in maniera supina ad accogliere la storia, ma attraverso un testo teatrale, quindi una scrittura, quindi una messa in scena, quindi dipinti, qualcuno fa il regista, eccetera, per mettere in scena questo dramma e rincorrere questa Sara Cohen. Quindi è sostanzialmente la Shoah vista attraverso gli occhi dei giovani.